C'è qualcosa che non mi torna. Allora, parliamo di cose serie. Milanisti, Juventini. Allora, a inizio anno ci avete messi per quarti. Quinti, terzi. Non ci cagavate proprio. A nessuno sapeva. Tutti dicevano che l'Inter si era indebolita. Tutti dicevano che l'Inter non avrebbe vinto mai lo scudetto e a nessuno fregava un cazzo di Zaniolo. Ma come mai tutto ad un botto, quello che avete detto a inizio anno ora non esiste più? Non esiste più. Ieri ho sentito da DNA, che ho guardato la live di tutti quei milanisti, è venuto un prurito addosso che mai dovete vedere, mi sono grattato tutta la sera mentre li guardavo. DNA rossonero che diceva che l'Inter ne ha cambiati tre l'anno scorso. E io ero lì che dicevo, ma parla sul serio? Noi ne abbiamo cambiati molti di più qui? L'Inter, contiamo, Onana è uno. Skriniar e 2, Bellanova e 3, dico tutti quelli che sono andati via, Brozovic e 4, poi chi c'è? Gagliardini, 5, Lukaku, 6, Dzeko, 7, Correa, 8, poi me ne manca, aspetta, aspetta, aspetta che ce ne sono altri. Correa 8, poi ce ne sono altri due, credo. Cioè l'Inter ha cambiato 10 giocatori in tutta la rosa, perché voi guardate solo quelli buoni che vi fanno comodo, ok? Quelli che vi fanno comodo. Comunque sia, inizio anno noi, interisti, zitti, quarti, siete arrivati quarti, quinti, perché ha dato via Lukaku, ha dato via Dzeko, ha dato via Brozovic, ha dato via Skriniar, ha dato via Onana. Oggi, stranamente l'Inter, no, l'Inter è quella che ne ha cambiati di meno. Ma scusate un attimo, ma voi fate un po' pace col vostro cervello. Altra cosa, l'Inter vince convincendo comunque col gioco, io posso capire tutto. Posso capire anche che abbiamo avuto qualche aiutino, tanto lo sappiamo e lo sapete anche voi che quando uno è prima in classifica, ma perché sapete qual è la cosa che voi non capite? Che chi è primo in classifica di solito è quello che martella la squadra avversaria, è quello che fa più punti, è quello che è nella metà campo dell'avversaria molto più spesso, molti più minuti, ok? Quando tu crei di più, c'è il rischio che ci siano episodi a favore molto di più, perché gli episodi sono tanti. Quando tu crei di più, quando tu non crei un cazzo come la Juventus di quest'anno, di episodi ne hai molto meno che l'Inter, perché se l'Inter entra in area in un tempo 20 volte, la Juve entra 2 volte, chi vuoi che abbia più episodi, l'Inter o la Juventus? E qui dovremmo esserci arrivati, ve lo ridico, ve lo faccio capire perché voi non l'avete ancora capito. Quindi cosa succede? Succede che l'Inter ha avuto qualche aiutino in più, però milanisti, ieri sentivo che noi abbiamo rubato il campionato lì, sempre dal DNA rossonero. Quest'anno non c'è stata la lotta perché loro li hanno aiutati in tutto e per tutto, di qua e di là. E abbiamo 14 punti in più di voi. 14 punti in più di voi, che facciamo caso che 4, 5, sì, ce li hanno dati perché si sono sbagliati, come dite voi, ce l'hanno regalati, va bene. 3 punti con l'Udinese, 3 punti con il Monza, che potevi fare, 3 punti con la Salernitana, che potevi fare, e l'altra cos'è? 3 punti con il Lecce, che potevi fare, vincevi 2-0 col Napoli, hai fatto 2-2, sono 3, 6, 9, 12, togli il Napoli, 12 punti in più. 12 punti più, tu saresti a meno 2 dall'Inter. E quando tu hai perso con l'Udinese,
hai perso contro il Monza, hai pareggiato con il Lecce, hai pareggiato con la Salernitana. Che cosa c'entrava l'Inter? Io volevo chiedere ieri sera a quei cinque là, ma cosa c'entra l'Inter se voi perdete contro cinque squadrette? Perché qui, se andiamo a guardare i punti li avete persi voi contro delle squadre di merda. Non è che ve li ha rubati l'Inter quando avete giocato contro il Lecce, contro l'Udinese, contro il Monza. O no? Cioè, perché io poi dopo, va bene lo sfottò, faccio lo sfottò, va bene, come oggi, oggi, vi ho pur fatto zang. Oh, bella. Ciao, sono tornato, bandito, Lola. Vuole andare a mangiare un po' di pollo fritto con le patatine fritte? Stasera mangiamo, parliamo, discutiamo tutto il mio problema con Rocky 3. Cioè, va bene lo sfottò, va bene tutto. Però bisogna essere razionali, bisogna essere anche un po'... Bisognerebbe analizzare anche la vostra situazione. Hai capito, milanista? Bisognerebbe che tu guardaste un po' più che Zhang o l'Inter, quello che succederà, che come ha detto il mio amico Joe, ci siete passati prima voi, quindi siete anche dei pirla quando dite che fallisce, fallirà, andrà in galera, andremo in Serie B, Serie C, Serie D. Cioè, pensate, cazzo, perché non siete buoni di dire l'Inter è prima, 14 punti, perché noi abbiamo perso contro 4-5 squadre di merda? O sbaglio, o dico una cagata, quei punti lì li avete persi per colpa nostra? È stata colpa nostra se avete perso quei punti lì? È che è stata colpa del Napoli se l'anno scorso l'Inter ha perso 13 partite? Ma di che parliamo? Io l'anno scorso quando guardavo l'Inter ero incazzato nero, perché una squadra come l'Inter che perde 12 partite non può attaccarsi nulla, a nulla, a nulla. Per fortuna c'è stata la Champions. Ma non si può attaccare nulla quando tu perdi 12 partite. Voi quest'anno che avete perso punti con le squadrette, no, la colpa è dell'Inter che gli hanno aiutati. Voi sareste a meno 2 se non qualche... a pari. A meno 2, meno 3, tu. Vai, meno 3, massimo. Non è colpa nostra se voi perdete i punti contro le squadre di merda. Probabilmente perché siete una squadra di merda. O non sbaglio. Adesso mi dite nei commenti qui sotto se io vi ho detto una cagata. Ho detto una cagata? È colpa nostra? Allora, prima di guardare Zhang, prima di guardare l'Inter cosa farà, iniziate a guardare voi. Intanto vi elenco quello che noi intanto stiamo facendo e voi non state facendo. Ok? Rinnovi di contratto? Adesso manca Lautaro e Barella. Se firmano Lautaro e Barella, siamo a posto. Ma Marotta ha firmato, Piero Ausilio ha firmato, gli altri hanno firmato. Abbiamo preso Zielinski, abbiamo preso Taremi, abbiamo preso Buchanan. Secondo voi una società che sta per fallire, che sta andando in fallimento, tutta sta gente qui, che cazzo rimane lì a fare? Cioè adesso voi me lo dovete spiegare. Perché se non capite che se siete secondi a meno 14 è per colpa vostra, come faccio a pretendere che capite questa cosa? Come faccio a pretendere? Cioè fate i video su Zhang, sull'economia, sui conti, voi non sapete un cazzo. Voi non sapete un cazzo di economia. Io non ne parlo perché io non ne capisco nulla. Perché dovrei venire qui a dire alla gente: allora l'Inter potrebbe fare questo perché ha una percentuale, perché ha dei debiti. Allora, a parte che ogni giorno dite 350, 800, 1 miliardo, cioè decidete anche il debito che abbiamo, perché io ogni giorno non capisco quanti soldi dobbiamo dare. Cioè, aiutateci, aiutateci a capire. Perché voi non siete più in voi stessi, voi non ragionate. Noi quest'anno vi abbiamo fatto impazzire. Sia voi milanisti che voi gobbi, siete impazziti. I gobbi, finché erano lì attaccati al culo, che ci hanno anche superato, erano lì, che facevamo, noi non dobbiamo vincere lo scudetto, però intanto erano lì. Proprio. Poi quando dicevano che non volevano, che non, loro, noi non dobbiamo vincere lo scudetto, cioè è un miracolo che siamo lì, hai capito? L'Inter era quarta ad agosto messa, hai capito? La Juventus che aveva una partita alla settimana era messa tra le prime due, però noi non dobbiamo vincere lo scudetto. Però quando erano lì attaccati, hai capito che gli abbiamo dato un distacco di 20 punti adesso? Si incazzano con Allegri. Ma scusa, avevi detto che te non dovevi vincere il campionato. E allora non lo stai vincendo. Dovevi andare in Champions. Stai andando in Champions. E allora che cazzo vuoi, gobbo, pure te? Ma che cazzo vuoi? Cioè, hai fatto il gradasso fino a Empoli. Poi adesso non ti va bene il quarto posto?
Siete un po' troppo incoerenti. Siete un po' troppo incoerenti. E io vi perculo. E io vi perculo. Mi dispiace, più forti di me, non ce la faccio a stare zitto. Perché ieri ho guardato la trasmissione che è stata anche piacevole del DNA rosso nero. È stato bravo perché ha chiamato gente che comunque la pensa diversamente. E quindi io li ho guardati perché quando dite che io vi... Il caro Marietto, io ne parlo perché li guardo e ascolto quello che dicono, ok? Ma non perché li odio, mi stanno sul... Cioè, ma che cazzo vuoi che me ne frega? Ma chi li conosce? Ieri sera ho visto una trasmissione piacevole, pensavo fosse un po' più frizzante, vi devo dire la verità. Che cazzo, dai, cioè, se dobbiamo discutere, discutiamo, perché poi dopo... dopo facciamo i video uno contro l'altro, quando siamo lì tutti assieme, tutti amicini, tutti amichetti, amichettini, Però ci sta, è stata piacevole, ammetto che è stata piacevole. Però, amici milanisti, soprattutto quelli che pensano ancora a Zang, tra un mese si sa, ma non rompete le palle, poi vi ripeto, ci siete già passati voi. Ma che cosa volete sapere che sapete già come può andare a finire? Che cosa vi interessa? Cioè, ma perché non pensate a come fare un Milan più forte per starci dietro, visto che avete speso 120 milioni per sto cazzo? Per sto cazzo, ok? Non sapete ancora chi è il vostro allenatore? Non sapete che cosa vuol fare la società? Perché questo voi non ne parlate. Ma come fai a programmare una stagione se non sai ancora l'allenatore? Che non sapete già chi è l'allenatore? Sarà Mister Pioli, ve lo dico io, come gli altri, come i Gobbi che si terranno allegri perché la stagione del prossimo anno è già partita, si programma adesso, si decide chi andare a comprare, chi vendere, cosa fare, lo fai adesso, non lo fai a maggio, perché a maggio è tardi, svegliatevi milanisti, tornate nella terra, tornate sulla terra, avete capito? Comunque, ragazzi, ci vediamo la prossima volta, buona serata a tutti.